Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio della stagione 2 della nostra Master League, signori. Ritorniamo a giocare con l'Inter, buon lunedì. E niente, signori, facciamo un piccolo recapino. Veniamo da tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di campionato. E detto questo, signori, che vi devo dire? Noi ci stiamo provando, ma giustamente devo un attimino riprendere i comandi. Devo imparare a giocare bene. E quindi ci proveremo. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo. Scendiamo subito in campo. Non so contro chi cazzo lo andiamo a giocare, ma lo scopriremo fra pochissimo. Cambiamo la formazione, perché ho bisogno di più copertura, signori. Ho decisamente bisogno di più copertura. Quindi non carichiamo la nostra formazione, ma andiamo un attimino a cambiarla. E a cambiarla andando a tornare allo schema con cui giocavamo inizialmente con la Roma, signori. No, questa mi sembra un po' esagerato. Oddio, 5. Ne mettiamo 5 dietro, signori. E quando cazzo ci arriva la palla là davanti? Proviamo uno schema del genere. Proviamo uno schema del genere. Cioè, qualcosa di impensabile. Però noi lo proviamo. Noi lo proviamo. Mettiamo lui lì. Castolo, Balotto davanti. Miranda, ok. No. I tre centrali al posto di Sesi mi metti Vorlanden. Ok. Me lo metti come CC. Ok. Miranda e Spimas. È una formazione proprio impensabile, ma noi ci proviamo. Giochiamo contro il Chelsea, signori. So perfettamente che prenderò un sacco di critiche per questa nuova scelta di formazione, ma noi ci proviamo, signori. Visto che non riesco a chiudere bene gli spazi, non è detto che giocare con 5 in difesa abbiamo tutti gli spazi più chiusi, signori, perché ricordiamo che vince chi segna più gol, ma anche chi non ne prende. Quindi già sarebbe qualcosa di importante non prendere gol, molto importante. Rimessa al fondo per noi, signori. Sto dicendo per loro, che cazzo c'entrano loro? Allora, io ora devo un attimino ricapire, perché avendone 5 lì dietro, giustamente non ho più lo sfogo sulle fasce. Quindi dobbiamo un attimino modificare di nuovo il nostro stile di gioco. Modifichiamo sempre il nostro stile di gioco, signori. Questa è una cosa buona. Cambiare per migliorarsi. Bello, bello questo intervento violento. Che poi perdiamo palla di nuovo. Va bene, va bene. No, 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 no. Signori, abbiamo un muro davanti alla difesa. Porca miseria. Potremmo evitare di farli arrivare davanti alla porta e tirare? Vorrei così. Chiedo per un amico. Chiedo. No, dai, ma non esiste. Ma perché gli devi regalare queste cose, Caorazzola? Mamma mia, l'ho vista dentro. Di quanto è uscita, cioè Ivanov non ci sarebbe arrivato mai nella vita. Ivanov non l'ha neanche vista partire. Con calma e sangue, signori. Giochiamo per vie centrali. Va bene, Valeri. Buon recupero di palla. Valeri per Bolatta. Bolatta, 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 Bolatta per Castolo. Castolo, Castolo. Tentato un passaggio filtrante verso l'alto, ma non si sono capiti. Non si sono, giustamente Bolatta dice: che cazzo è questo? Un passaggio filtrante verso l'alto. Ah, non lo sapevo, non lo conoscevo, non l'avevo mai visto in vita mia. Con calma, signori, con calma. Facciamo girare il pallone, facciamo girare il pallone e facciamoli correre, facciamoli correre. Ma cioè, Desailly lo sto odiando come voi non potete immaginare. Quanto sto odiando Desailly non si può nemmeno descrivere. Dici, ma perché? No, 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 Ivanov. Porca miseria, porca miseria. Calma, 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 relax, calma, relax. Il mood deve essere sempre quello. Calma, relax, signori. Miranda e Espimas. Buono, 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 buono. Per chi? Per chi, cazzarola? Per chi? 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 Mannaia. Ma questi hanno rotto le scale, questi hanno sto flow che lì davanti mi rompe. Ma mamma mia quanto mi rompe Torre Under Flow lì davanti. Perché è un pericolo continuo, costante. No, 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 guardalo, guardalo, guardalo. Lancialo, fermati, bravo, torna indietro. No. Che ci fa Flow lì? Ma me lo levate da in mezzo alle scatole sto flow. Che porca miseria. Ah.
E io ovunque, porca di una miseria. Bravo, bravo, bello, 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 bello. Tiralo, tiralo. Non... Sì, io stavo cercando un tiro da casa mia, praticamente. Pur di tentare un'azione da gol, stavo cercando un tiro da casa mia. Matt, con calma, con calma, con calma. Stromer, Stromer. Buono così, buono così, buono così, buono così. Provaci. Ma dove? Ma chi? Ma... Mannaggia di una miseria. Giustamente, giustamente il passaggio con la testa è per flow e noi non riusciamo a fermarlo. Attenzione, Espimas, 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 calma, 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 relax, calma, relax. Bravissimo, Jorga. Riesci a trovare a Castello? Siamo riusciti a trovare a Castello. Calma, calma, Matt, Matt, Matt. Giro di palla, signori. No! No, 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 no. Uff, meno male l'ha tirata centrale. Meno male che l'ha tirata centrale. Calma, calma, calma. Tienila lì. Fai ripiazzare tutti. Tutti bravissimi. Bravissimi, bravissimi tutti. Bravo, bravo. Così mi piace. Bravissimo, Matt. Piccolino, piedisto fallo. Che ottimo, ottimo. Aprila, 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 aprila. Espimas. Bravissimo. Guardalo. Ma non lì, lo dovevi far aprire, lo dovevi far allargare, non dovevi dargliela lì che giustamente non ci arrivava mai. No, no, che buco terribile, che buco terribile. I loro sono sempre più veloci, mi dà fastidio proprio. Ivanov, grande Ivanov. Calma, 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 calma. Fai riposizionare la squadra con molta calma. Bravo, 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 bravo Ivanov. Bravo Ivanov. No, per vie centrali no. Prova Viola per vie centrali, bravo Matt, bravi tutti. Miranda, Miranda. Un vero? Che cazzo l'ha detto? No! C'è lì che può andare a chiudere. Fuori, 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 fuori,
salva nei minuti di recupero. Calcio d'angolo per il Chelsea. Va Zola. Pallone messo fuori, ci arriviamo noi. Brandissimo Espimas, portala fuori. Espimas, portala fuori, va bene, signore. Fine primo tempo, 0-0. Fine primo tempo, 0-0. Mi piace questo schema, attenzione. Per ora stiamo tenendo. Magari fra 10 minuti, fra 5 minuti, pigliamo il gol e finiscono tutte cose. Però stiamo tenendo, questo è buono. Riusciamo a fare un buon gioco. No, ma perché l'hai stoppata di merda? Bravissimo. Matt, calma, calma, Matt per Miranda. Miranda, cerca, bravissimo lì. 1-2, 1-2, 1-2. Bravissima Bolata, Bolata, provaci, provaci. Da casa mia, signori, da casa mia, è vero. Lì un Harry non se lo sarebbe fatto ripetere due volte. Lì un Harry avrebbe tirato una sfilettata. Che se... No, 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 no. Perché regalare questi palloni a Zola? Che per fortuna ci ha graziato. Per fortuna ci ha graziato. Espima. Calma, calma, calma. Bravissimo Vorlanden. Bravo Vorlanden. Miranda, 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 Miranda. Tieni lì. Bravissimo. Mannaggia. Allora, il primo doveva essere una triangolazione. Matt. Va su Zola, lo butta giù. Violento, violento Matt, non c'era bisogno di questa punizione lì, anche perché loro la scodellano al centro, e va bene, rimessa dal fondo per noi, rimessa dal fondo per noi, con calma, relax, signori, calma, relax, per vie centrali, calma Matt per Vorlanden, Vorlanden per Cellini, va bene lì, attenzione, chiusissimo, guardalo, mi sono tirato tutta l'aria di tutto lo stadio praticamente, ma porca miseria. Provaci, grandissimo, bello. Abbiamo regalato la rimessa laterale, però va bene. Fuori, no, e Shivanov.
Non ho parole, signore. Non ho parole. Non ho parole. Abbiamo preso un gol. Io non lo so, non lo so. Cioè, stavamo tenendo benissimo la partita. Abbiamo preso un gol. Cioè, erano in due, 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 erano in due. Abbiamo preso un. Va bene, va bene. Non demordiamo, non demordiamo. Stiamo calmi. Calma, calma, relax. Calma, relax. Calma, relax. Come al solito. Miranda, 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 Miranda. Guardalo, guardalo. Porca miseria. Ma dagliela giusta sta palla. Niente, siamo affossati, signori. Niente. Ci siamo affossati. Ci siamo affossati di nuovo. Ci siamo affossati. Ci siamo affossati. Va bene, va bene, va bene. Stavamo giocando bene, signori. Abbiamo preso un gol stupido che. Ci siamo un attimino. Niente. Niente da fare, niente da fare. Peccato, peccato. Ci speravo un attimino. Ci speravo un attimino, invece. Invece niente, invece niente. Eravamo. Funziona, questo schema mi piace, signore. Questo schema mi piace perché comunque, vedete, ti porta ad avere giocatori che sono delle. Delle pippassugo sono giocatori che sono delle pippassugo. Attenzione, Bolatta, Bolatta, Bolatta. No, vabbè. No, non ci posso credere. Io non ci voglio credere, 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 non ci voglio credere. Non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Cioè, boh, dai. Non che cambiava niente, non che cambiava niente prendere. Riuscire a segnare un gol non avrebbe cambiato nulla, non avrebbe cambiato nulla perché comunque stiamo a perdere due. Riesci a passarla, zia? Ne hai 5 davanti a te, porca miseria. Non che avrebbe cambiato nulla, è giusto? Non penso. Però quando si dice la sfortuna, dai. La sfortuna. Marca stretto, mantiene il possesso, E va bene, va bene. Dobbiamo semplicemente continuare a crederci, signori. Continuare a crederci. Perché, ripeto, questo schema mi piace. Funzionicchia. Non dico che funziona, però funzionicchia. Ne abbiamo 5 indietro, è vero. Perdiamo un poco nella costruzione sulle fasce. Però riusciamo a trovarci là davanti con delle buone azioni. Niente, purtroppo vabbè, è andata, signori. Quarta partita, quarta sconfitta, ci rialzeremo, ci rialzeremo, ci rialzeremo. Me lo sento che riusciremo a rialzarci. Non so quando, non so come, ma riusciremo a rialzarci, signori. Riusciremo a rialzarci. Riusciremo a prendere un attimino fiducia in noi stessi. E purtroppo sì, e purtroppo sì. Ma il calcio è fatto così, signori. Il pallone è rotondo. L'anno scorso con la Roma eravamo arrivati a un punto in cui riusciamo a vincerle tutte. Quest'anno siamo ripartiti con l'Inter e siamo messi male. Siamo messi decisamente male. Attenzione! Oh, signori! Signori! Avessimo segnato quel gol, lo pareggiavamo. Avessimo segnato quel gol, la pareggiavamo, signori. Avessimo segnato quel gol, la pareggiavamo. L'avessimo segnato quel gol, la pareggiavamo. Avessimo segnato quel gol e non avessimo preso il palo, l'avremmo pareggiata, signori. E va bene, e va bene, e va bene. Però un gol. Il nostro primo gol, signori, a livello di difficoltà difficile. A livello di difficoltà difficile, il nostro primo gol, signori. Con un bel gioco di squadra, perché comunque. Abbiamo fatto girare palla al centro. Zola mio, cazzarola di una miseria però. Ci hai rotto un poco. Ci hai rotto un poco. Niente, per forza. Devono per forza vincere con due gol di scarto, signori. Ma va a fan bagno, dai. Va bene, signori. Una sconfitta meno amara delle altre. Meno amara delle altre. Abbiamo preso un palo. E con Bolatta e abbiamo segnato il nostro primo gol, signori. Con Bolatta su assist di Castello. Siamo riusciti a bucarli difensivamente. Va bene, bisogna lavorare su questo schema. Mi piace, almeno per ora, signori. Almeno per ora dobbiamo lavorare su questo schema. Siamo sempre più ultimi. Dortmund prima a 12 punti, Firenze, Fiorentina seconda a 10. Siamo sempre messi peggio. Però una sconfitta meno amara. Meno amara del solito. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo episodio. Bella raga, ciao!